quindi all'inizio del 1700 un libro, un trattato che spero che tutti voi abbiano letto, che conoscono a memoria, si chiama, non l'avete letto? Ecco, compratelo sotto pena di scomunica, si chiama Il Trattato della Vera Devozione Mariana. Bene, il San Luigi Maria Grignon de Montfort, in questo trattato, nella prima parte di questo trattato, parla di un piano mariano, e parla un piano mariano, cioè un progetto di Dio sul mondo attraverso l'azione della Vergine Maria. E che cosa dice? Dice che più la Madonna si fa presente e appare nella storia e nella vita della Chiesa, più si avvicina, che cosa? La seconda venuta del Signore. Ma ragazzi, è un dogma di fede, vorrei sapere quante volte avete sentito parlare della seconda venuta del Signore, che non è lo giudizio universale, che non è la fine del mondo, è altra cosa. Ne avete mai sentito parlare? Sì. Un pochino sì, però se ne parla poco. Ebbene, Montfort dice... Più la Madonna si fa presente, non dice gli appare, più si fa presente nella vita della Chiesa e più siamo vicini alla seconda venuta del Signore. Dice anche un'altra cosa interessante. Le persecuzioni del diavolo aumenteranno di giorno in giorno. Preparatevi, non l'ho detto io, l'ha detto il santo Luigi Grignon de Montfort. Fino al regno dell'Anticristo. Quindi ci sono due cose che vanno avanti contemporaneamente, due piste parallele. Le persecuzioni del diavolo che aumentano di giorno in giorno fino all'avvento dell'Anticristo, va bene. Dall'altra parte la presenza della Vergine Maria fino alla seconda venuta. Queste persecuzioni del diavolo fino all'avvento dell'Anticristo, lo aveva detto il Montfort. Ma se vi ricordate, alla fine dell'Ottocento, il Papa Leone XIII, una volta mentre diceva la messa normalmente in Vaticano, fu scioccato da una visione, un'impressione sua, al termine di questa visione scrisse di pugno, di getto, la famosa preghiera di Leone, a San Michele Arcangelo e l'esorcismo minore, cosiddetto esorcismo minore a San Michele Arcangelo. Comunque la preghiera San Michele Arcangelo proteggisi nell'opera. E fece una lettera, ecco come erano i bravi papi a quel tempo, fece una lettera a tutti i vescovi del mondo, non italiani, del mondo, di dire, dovete dire questa preghiera a ogni termine di ogni messa, feriale o festiva, ogni messa dovete dire questa preghiera. Che cosa vide Leone XIII? Vide il mondo che si spaccava in due, come un'arancia spaccata in due, e chi è che usciva? Demoni, diavoli, uscivano e andavano nel mondo. Ecco, questo lo dice il diavolo, e lo dice il diavolo, dice Leone XIII, questa, come dire, le persecuzioni, Montfort aveva detto, la presenza del demonio aumenta, prepara l'Anticristo, e Leone XIII vede questa esplosione alla fine del secolo scorso, cioè alla fine dell'Ottocento, ma al tempo stesso abbiamo la visione del Montfort che dice non preoccupatevi perché la vittoria è scritta, cioè la donna vincerà appunto l'azione del Bologna e schiaccerà il capo, risplenderà il potere di Maria. Ma cosa dice il buon Luigi Maria Grignon de Montfort? Come farà la Madonna a vincere il demonio, quindi l'Anticristo? Sapete come farà? Attraverso gli apostoli degli ultimi tempi. C'è un bel capitoletto dove dice che la Madonna, alla fine, per vincere questa battaglia, prepara delle persone che vengono chiamati apostoli degli ultimi tempi. Leggete quella pagina in cui vengono descritti chi sono gli apostoli degli ultimi tempi. Vi dico solo questo, verranno, cito in Montfort, plasmati da Maria per ordine dell'Altissimo per stendere il suo impero
su quello degli empi, degli idolatri e dei maomettani. Sì, signore. Parla anche dei musulmani. Qui io sto rischiando la capenza, la tagliano, è vero, però non è che, se non lo dico mica io, lo dice Monforte. Un impero mariano che prepara questa battaglia escatologica finale in cui lei vincerà, e questo impero viene esteso poi sul mondo. Bene, andiamo a vedere la crescita della presenza degli interventi mariani e quello che chiede a noi per essere partecipi di questa sua vittoria. Non parlo di tutte le apparizioni, se no starei qua fino a domattina, ma ne prendo alcune, direi significative, apparizioni conosciute, nei quali noi vediamo che cosa chiede la Madonna in questo continuo crescere. Dico subito che nel primo millennio la Madonna non c'è mai. E comincia a farsi presente nelle apparizioni soprattutto nel 1531, quando a Guadalupe evangelizza tutto il Messico in pochissimo tempo. Poi comincia ad apparire in Europa e poi c'è una crescita nel 600, nel 700, nell'800 moltissime, nel 900 un'esagerazione, non ci si riesce più a star dietro. La Madonna appare in continuazione, quindi vuol dire che siamo vicini alla seconda venuta del Signore, se così dice Monforte. Alla Salette, 1846. Conoscete la Salette? Sì. Ottimo. La Madonna che cosa fa? Si presenta seduta su una pietra con le mani in faccia così, piegata in due, piegata in avanti. Sta singhiozzando penosamente, sta piangendo rumorosamente. I bambini, sono due, la vedono, e vedono questa signora che piange a dirotto. Quando poi si alza, la Madonna chiede la, come dire, denuncia nella vita della Chiesa del tempo, lì della Francia del 1800, l'infrazione dei primi tre comandamenti. Primo comandamento: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei all'infuori di me. Secondo comandamento: santificare il nome di Dio. Non nominare il nome di Dio in vano. Terzo comandamento: ricordati di santificare le feste. Ecco dunque la Madonna che sui primi tre comandamenti dice: ritornate a questi tre comandamenti, il resto verrà dopo. Cioè il primato di Dio assoluto, non ci sono altre divinità, via tutti gli altri idoli. Secondo, il nome di Gesù, il nome di Dio, e dice: se bestemmiate il nome di Dio, dice, i raccolti andranno male. Quindi la Madonna dice: bestemmi il nome di Dio, andranno male le cose. Oggi, meno male che io vivo in monastero, ma a vivere fuori del mondo se ne sentono in continuazione, nella nostra povera Italia, il nome di Gesù, il nome di Dio, la Madonna viene bestemmiato in continuazione. È una pena indicibile, poi non ci lamentiamo se le cose non vanno. Però dopo vi dico il rimedio che il Signore ci dà. Comunque, e il terzo, la santificazione della domenica. La Madonna dice appunto: se le cose non vanno, non andate a messa la domenica, non santificate la domenica, non siete nella linea di Dio, non siete nei dieci comandamenti. Quindi, adesso che è venuto questo virus, questo Covid, eccetera, una volta finita l'emergenza, la gente, molti non vanno più alla Santa Messa, dice: me la guardo in TV. Io dico: guardate, la messa in TV vale come la partita di calcio, zero, cioè dal punto di vista sacramentale. Alla messa bisogna andarci, anche se non fai la comunione. Esserci è l'esaudimento del precetto. La messa in televisione non vale niente. Ma lo ripeto, sottolineo, non siete andati a messa. Se guardate la messa, dice: ma compio atto di devozione. No, l'atto di devozione è proprio andare alla messa, partecipare e vivere il sacrificio di Cristo che si fa presente nel luogo dove voi siete. Bene, allora la Madonna chiama a un, come dire, un rimedio, un ritorno al primato di Dio, non al primato degli uomini, non agli atti di carità, non agli atti di bontà, al primato di Dio. Dio, il suo nome e la santificazione della domenica. Bene, questo messaggio fu così gradito alla Chiesa ufficiale del tempo
accettarono così serenamente gli inviti mariani che a Melania, conoscete Melania, sì, la veggente, fu proibito di tornare alla Salette. Cioè, lei andò via dalla Salette per vicende varie, il vescovo emise un decreto: non tornare più, non sei gradita qui alla Salette. Questo per dire come i nemici della verità sono presenti anche all'interno della struttura. I nemici della verità. Andiamo a Lourdes, 1858. A Lourdes la Madonna si presenta come Immacolata Concezione, ma chiede degli atti di riparazione. Io dico sempre a quelli che vanno a Lourdes a fare i barellieri o le dame coi malati: lo sapete cosa ha detto la Madonna a Lourdes? Non sa quasi nessuno. Tutti conoscono Lourdes? Se vi chiedo, cosa è apparsa 18 volte, cosa ha detto? L'ottava volta? Cosa ha detto la quindicesima volta? Nessuno, pochissimi lo sanno. Non è una cosa un po' curiosa questa? Bene, a Lourdes la Madonna chiede atti di riparazione dai peccati. Quindi cominciamo già a entrare. Alla Salette denuncia le cose che non vanno. A Lourdes sono 12 anni dopo la Madonna dice che cosa bisogna fare. A Bernardetta chiede atti di penitenza e riparazione. Ottava apparizione: avanzate in ginocchio e baciate la terra in penitenza per i peccatori. Baciate la terra in penitenza per i peccatori. Nona apparizione: andate a mangiare l'erba che è la... Immaginate un'apparizione in cui la Madonna dice andate a mangiare l'erba per terra. Infatti qui la nona apparizione fu la crisi della di Lourdes, perché tutti erano lì a vedere e videro la ragazza che andava indietro, si buttava per terra e mangiava l'erba. Ma voi cosa pensereste se vedeste uno che durante l'apparizione, non so, improvvisamente va indietro, prende l'erba, comincia a brucare l'erba come le capre? Questo la Madonna chiese. Decima apparizione, tre parole: penitenza, questo è Lourdes. Gesti concreti di penitenza. L'importanza del corpo, l'importanza dei gesti concreti. Quindi la Madonna a Lourdes appare 18 volte e attenzione, 9 volte sta in silenzio. 9 volte sta zitta e prega soltanto il rosario. E quando quelle altre 9 volte parla, dice a Bernardetta: fai atti di penitenza. Io sono l'Immacolata Concezione, la purezza assoluta. Ma il top è Fatima, 1917. Sono 6 apparizioni. Prima appare l'angelo e l'angelo insegna una preghiera di riparazione per i peccati. Quando arriva la Madonna, 13 maggio 1917, la prima domanda che fa ai tre bambinelli, prima domanda, altre apparizioni ci mette un po' di tempo per entrare in situazione, no? Si presenta, sta zitta, venite qua, non abbiate paura, sono io. A Ghiaia di Bonate con la bimbetta, avete presente l'apparizione di Ghiaia di Bonate? Adelaide Roncalli, aveva 7 anni, parla in bergamasco e dice: vieni qua, anche un gavea mia paura, non sono roba del genere. Parla in bergamasco e dice: non aver paura, perché la bimbetta vede questa signora, cioè ci mette un po' ad adattarsi. A Fatima, 13 maggio, appare la prima domanda che fa è questa: volete accettare i sacrifici che Dio vorrà mandarvi? In 2 motivi: riparazione dei peccati e conversione dei poveri peccatori.
la Madonna dice che cosa dobbiamo fare. Prima dice che cosa succede, che cosa state infrangendo, primo, secondo, terzo comandamento. Poi all'Urde dice fate dei gesti di penitenza, adesso Fatima dice ai bambini, ma lo dice tutti noi, quello che dobbiamo e possiamo fare. Volete offrire la vostra vita, cioè volete offrire i sacrifici, le sofferenze che Dio vorrà mandarvi per questi due motivi, espiazione dei peccati, conversione dei peccatori? I bambini dicono di sì, ma non dico non sono convinti, forse non hanno ben capito, ma scusate, Giacinta aveva 7 anni, una bambina della seconda elementare. Volete offrire la vostra vita? Sì, lo vogliamo. 13 maggio, ma capiscono quello che hanno detto il 13 luglio. Cosa succede il 13 luglio 1917? Cosa vedono i 3 bambini di Fatima? L'inferno. Attenzione, non hanno una percezione vaga dell'inferno, non lo vedono disegnato su un quaderno, lo vedono con gli occhi. Vedono dove vanno a finire le anime. Bene, la Madonna, dopo che hanno visto l'inferno, dice: avete visto l'inferno dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori. Molti vanno all'inferno, questo è devastante, questa è una bomba atomica. Molti vanno all'inferno perché nessuno fa sacrifici e prega per loro. Scusate, io direi, ma se vanno all'inferno mi dispiace, ma io cosa c'entro? Se mi dicono diverse persone vanno all'inferno perché hanno vissuto, voi vi sentite responsabili? Io devo essere sincero, diciamo pure al 100% la verità, ma mi dispiace tantissimo per loro, ma io cosa c'entro? Bene, invece lì la Madonna dice, vanno all'inferno perché nessuno prega per loro. Allora Giacinta, Francesco e Lucia dice, no, loro noi preghiamo. No, no, noi non vogliamo che quelli lì vadano all'inferno. Noi facciamo preghiera e opera di riparazione, cioè offriamo sacrifici, compagnia bella, perché quelli non vadano all'inferno. Possiamo fare qualcosa. Dio ci dà la possibilità di fermare il flusso di anime che va all'inferno. Guardate, questo non lo dico io, lo dice la Madonna. Voi mi dite, ma come? Non c'è una responsabilità personale di quelli che si dannano? Certo che c'è. Questo lo lascio a Dio, ma Dio dice a me che posso fare qualcosa. Mi dà un compito per il quale io posso bloccare questa azione. E non sono atti esterni, non sono opere di accoglienza, non sono dare pane agli affamati, non è fare cose, sono atti interiori, di penitenza. Ma per convincermi di questo io devo vedere l'inferno. Io vi auguro che vediate tutti l'inferno. Stasera? Siete contenti, eh? No, per niente. Ma vi convertireste tutti immediatamente, andreste a casa battendovi il petto a dire, ma un momento, io devo impedire che questi vadano all'inferno, perché oggi non se ne parla più. Quindi vedere l'inferno è salvifico, diceva Sant'Isacco il Siro, chi conosce i suoi peccati è più grande di chi vede gli angeli. Vi faccio una domanda, preferireste conoscere i vostri peccati o vedere gli angeli? Siate sinceri. Non mi dite preferiremmo conoscere i nostri peccati, non ci credo. Bene, Isacco il Siro dice è preferibile conoscere i propri peccati, perché se vedete gli angeli dici bello lì per lì, ma la vita continua come prima. Se conosco veramente i miei peccati, ma mi butto in ginocchio e dico Signore pietà di me, salvami. Bene, allora vi faccio la domanda. E qui entriamo nel cuore dell'argomento. Quando io ti dico che tu puoi fare qualcosa per salvare il mondo dalla remissione dei peccati, collaborare con la Madonna, la grazia di Dio per essere chiari, alla guerra scatologica contro l'Anticristo,
affinché venga, e venga presto, e venga la sua vittoria, la Madonna non vuol fare da sola, ha bisogno di noi. Allora, domanda, tu che cosa dici? Voglio che tutti si salvino? Sì. Aspetta, oppure dici, voglio aiutare Gesù e la Vergine affinché tutti si salvino? Sì. E che dire, voglio che tutti si salvino, si fa presto, non costa niente e lo vogliamo. Ma dire, voglio collaborare con la Madonna e con Gesù affinché tutti si salvino, è un'altra cosa. Voglio collaborare. Ecco allora il valore della penitenza riparatrice. Io posso fare qualcosa, e di grande, per collaborare alla salvezza del mondo, cioè alla venuta della, ad affrettare la seconda venuta del Signore, Lui che distrugge il maligno. Bene, la dottrina protestante nega questo. I protestanti dicono l'opera, la salvezza è opera solo di Dio, solo di Gesù. Tu non puoi fare niente per nessuno. Lo negano. Devi solo credere in Cristo. Tant'è che Lutero diceva, pecca finché vuoi, ma l'importante è che tu abbia fede in Gesù. Vabbè, pecca finché vuoi, ma... lui poi non era un gran santo, la vita di Lutero, c'erano dei peccati a destra e a sinistra, però diceva, peccate pure, fate tanti peccati, non c'è problema, basta che abbiate fede in Cristo perché Lui ci salva. Ma non mi sembra uno scherzo questo, mi sembra un gioco. A me sembra molto più importante che Gesù dica, collabora con me per la salvezza del mondo. Dice Divo Barsotti, Dio ti fa un grande onore non quando ti dà qualcosa, ma quando ti chiede qualcosa, perché ti chiede di essere uguale a Lui, e uguale a Lui vuol dire, vedete il crocifisso, vuol dire partecipare per la salvezza del mondo. Allora io accetto di vivere una penitenza questi 10, 20, 30 anni, tanti passano presto, per collaborare con l'azione di Cristo alla salvezza del mondo, a cominciare da me e dalla mia famiglia, sì Signore. Perché è inutile dire voglio salvare il mondo, ma quante madri di voi mi dicono mio figlio non va più a messa, mio figlio convive, mio figlio qua, mio figlio là, va bene, allora mettiti in Cristo, con Cristo, per Cristo, a dire Signore o ci salvi tutti e due o andiamo all'inferno tutti e due. O meglio, io voglio collaborare pienamente attraverso gli atti di penitenza per la liberazione dal male di questo mio figlio. E Gesù ci ha detto, o meglio la Madonna mi ha detto che questo si può fare, perché l'ha fatto Gesù. Gesù nel Getsemani si unisce a tutti i peccatori, paga per tutti, soffre per tutti, e io mi identifico nell'atto in cui faccio riparazione con colui che ha peccato. Faccio l'esempio di Mosè. Mosè, Dio dice a Mosè, mi sono stufato di questo popolo. Avete presente l'Esodo che si lamenta in continuazione, ho deciso di distruggerlo e di ricominciare con un popolo nuovo, con te Mosè, gli altri li distruggo tutti, te ti lascio in vita. Cosa avreste detto voi? Beh, fiat voluntas tua, hai deciso, si faccia la tua santissima volontà, mi spiace per il popolo, vero no? Dio ha deciso questo. E Mosè invece cosa dice? Se hai deciso di distruggere il popolo, distruggi anche me. Io sto con il popolo. E va a finire il passo dell'Esodo che Dio non distrugge il popolo. Cioè, Mosè salva tutti. Bene, questo è quello che possiamo fare anche noi. Da quel momento, Giacinta... Dov'è il libretto qua? Avete un bacio? Avevo preso un libro su Giacinta. Qua, c'è la qua. Dov'è? No. No, che sì. Ah, eccolo qua. Questo libro qua, io mi sono fatto una volontà, ve l'ho scritto io, scusate se vi faccio pubblicità, ma perché ho sentito che Giacinta, in particolare, da quel momento in cui vede l'inferno, da lì fino alla morte, ha una vita straordinaria, vive 2 anni, non vede l'ora di fare dei sacrifici in continuazione per quello che può fare una bambina. E ho voluto mettere in copertina questa foto, la vedete questa foto?
Questa qui ha 7 anni, a parte che nelle foto di un tempo non sorridevano mai, adesso dico sorridi, tutti fanno i sorrisoni. Questa non, è una, ha una ghigna che sembra un generale di corpo d'armata, ha una faccia con il rosario in mano, con questo sguardo penetrante, a 7 anni, questa qui faceva tremare l'inferno, proprio perché ha passato 2 anni della sua vita, dalle apparizioni alla morte, a compiere tutti i giorni dei sacrifici in continuazione, piccoli, non è che facesse grandi cose, quelli che poteva fare una bimba di 8 anni, cioè offro una piccola sofferenza, la mamma mi ha sgridato, accetto volentieri, non le piaceva il latte, la mamma gli dava il latte, bevo il latte, oppure che ne so, poi dopo fu operata, aveva un malore, stava piegata sulla parte della... Quando veniva Lucia diceva, oggi che sacrificio hai fatto? Immaginate la bimbetta di 8 anni, arriva la cuginetta a giocare, che giocare, oh, che sacrificio hai fatto oggi? Cioè aveva questo pensiero continuo, non perché era fanatica, perché la Madonna le aveva detto, tu hai il potere di salvare delle anime, allora lei diceva, io voglio salvare anime. E lei diceva, io le salvo, perché la Madonna me l'ha detto. Pensate di una sera a Lisbona, questo libro dovrebbe esserci lì se lo volete, una sera a Lisbona, nel letto vicino, stava per morire, un giorno si voltò verso Gesù e disse, tu oggi Gesù sei molto contento, perché io ho sofferto molto. Cioè non dice, Gesù sei contento oggi? Punto di domanda, no, 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 punto esclamativo. Tu, Gesù, oggi sei contento. Ho deciso io, scusate, la bimba di 8 anni aveva deciso che Gesù era contento. Perché? Ma perché io ho sofferto molto. E se ho sofferto, le anime si sono salvate. Perché tu mi hai detto che se offro per la riparazione dei peccati, le anime si salvano. Allora voi mi dite, è una questione di sofferenza? Oddio, mamma mia, ma perché oggi questo padre è venuto qui a farci tutte queste cose sulla sofferenza? No, è una questione di amore, va bene? Non guardate la sofferenza, guardate l'amore. Se amate le anime, la vostra, e le anime a voi affidate, dovreste avere questa sete, questo bisogno, questa ricerca continua di pagare per loro, per la loro salvezza eterna. Si può fare, Fatima ci insegna questo. Cioè la riparazione dei peccati è la cifra di questo secolo, è la cosa più importante. Io mi domando come mai papi e vescovi non lo capiscano. La Madonna non fa altro che martellare su questo fatto, di dire in questo secolo, in questo tempo, nell'avvicinamento di questa battaglia escatologica, quello che vi chiedo è la riparazione dei peccati, perché è una marea che sta dilagando sul mondo. Bene. Se voi mi dite, ma io sono peccatore a mia volta, no, non è una scusa, io sono peccatore a mia volta, cosa mi interessa? L'unico che non ha peccato è la Madonna, però la Madonna chiede a noi di collaborare, quindi se dite, io a mia volta sono peccatrice o peccatore, non mi interessa nulla, Dio ci usa, Dio ci chiede, anche se siamo peccatori. E non dite io non son degno, Dominus non sum dignus, non ditelo, perché è una scusa per non fare. Giacinta a 8 anni dice, tu Gesù oggi sei molto contento, perché io ho salvato delle anime. Ah, questa audacia qui, io non ce l'ho, dico subito, io non sono come i Santa Gesù, infatti è santa, io non ce l'ho, io non oso dire al Signore io ho salvato delle anime. Non so neanche se mi salvo io, ma vedete che comincio già a tirare indietro, comincio già a giustificarmi. Signore, fa che lui salvi delle anime più santo di me, perché io non ce la faccio. Sì, vabbè, tanto mi tiro indietro. Ma non è questo quello che il Signore ci chiede. Oggi la Chiesa sembra un esercito senza armi, senza armi. Venite pure tutti i diavoli del mondo, non abbiamo più armi, perché è stata spuntata questa potenza della riparazione. Non se ne parla più. Si dice al vescovo, no? Il vescovo vuole fare il digiuno, eccellenza, cominci lei a fare il digiuno. Cioè vogliamo prendere in mano sul serio quello che la Madonna dice. La riparazione è facilissima. Sapete cosa dice Gesù
alla beata, venerabile Consolata Betroni, quella che ha inventato il saluto, non saluto, l'espressione Gesù Maria vi amo, salvate anime. Gesù le dice ogni volta che tu dici Gesù ti amo, Gesù Maria vi amo, salvate anime, ripari 1000 bestemmie. Oh, 1 a 1000! Allora, coraggio, diamoci da fare, perché noi ne sentiamo tante. Ma io ogni volta che, se questo è vero, ogni volta che sento qualcosa, oppure dico Gesù, Maria, vi amo, salvate anime, faccio il conto, -1000, -2000, -3000, -4000, -5000. Certo, se queste cose le ha dette il Signore, noi dobbiamo vivere e farle. Qual è una sofferenza che possiamo offrire al Signore? Una pena sopportata allegramente. Le pene della vita ci sono, sopportare persone moleste, malattie, sventure, rovesci economici, tutto che volete, figli che fanno tribolare, ma una cosa è accoglierli sbuffando, alzando gli occhi al cielo, altra cosa è offrirle volentieri. Grazie Gesù che mi mandi questo, io te lo offro per la remissione dei peccati. Questo è quello che chiede la Madonna, per la remissione dei peccati, ti offro questo, per la riparazione dei peccati, per la conversione dei peccatori. È un continuo questo richiamo e la vita diventa collaborazione alla Madonna. Veniamo a un'altra apparizione, Cornacchiola, le Tre Fontane, 1947. La Madonna appare in una discarica, in una grotta dove andavano a fare dei peccati. Una discarica, buttavano dei rifiuti e chi ci andava con malintenzione faceva i peccati. Non è il massimo luogo dove apparire, vero? No. Non è un gran tempio, ma va dove c'è l'uomo. L'uomo di quel tempo, 1947. Ha in mano la Bibbia, per terra c'è una tonaca, sperate che c'è in mano la Bibbia, per terra c'è un crocifisso rotto, spezzato in due, e una veste di prete, una talare buttata lì tutta raggomitolata. E dice, bellissimo, tu mi perseguiti, ora basta. Notate che Cornacchiola era si diceva un avventista, un protestante. Però è interessante perché sul piano dell'ecumenismo spirituale, l'ecumenismo, la Madonna dice con la chiola, ubbidisce la Chiesa, lascia subito la via intrapresa. Non dice fratello protestante, no, no, no. Lascia subito la via intrapresa. Entra nella Chiesa. Chiaro, no? Cornacchiola, il povero Cornacchiola di fronte a questa rivelazione, faccio subito. Poi dice, si preghi il rosario anche qui, per la conversione dei peccatori. È sempre su quella linea, non si preghi il rosario e basta, è su Fatima, per la conversione dei peccatori. Poi gli fa vedere la talare del sacerdote tutta raggomitolata lì per terra e dice molti sacerdoti lasceranno il segno sacerdotale. Vi saranno confusioni dottrinali. Questo nel 47. Dopo il concilio, in 10 anni, 65-75, 40.000 sacerdoti lasciano il sacerdozio. 40.000 non sono pochi, nel giro di 10 anni. Notare che le Tre Fontane è di fronte alla Basilica di San Paolo. Dove? No, non San Paolo fuori la mira, la Basilica delle Tre Fontane dove San Paolo è stato martirizzato, l'apostolo della verità. Quindi dice, tornate alla Chiesa, pregate il rosario per la riparazione del peccato. Ultima apparizione, che non è un'apparizione, Siracusa, 1953. Non ci sono più parole, basta. Sono 4 giorni in cui la Madonna piange. 29 agosto 1953, dentro la casa di Antonina Iannuso e suo marito, la Madonna piange 4 giorni, una casa normale, una famiglia normale, una donna incinta, tra l'altro, con 8° mese, e nella famiglia, nella casa, e entra proprio in una casa, nella stanza da letto. Notate il fatto di questo pianto sulla donna incinta, pensando a oggi milioni di aborti che ci sono.
portarono poi l'immaginetta sulla strada, perché in casa entrava troppa gente, e fecero l'esame delle lacrime, erano lacrime umane. Quindi vuol dire che la Madonna a quel punto non ha più parole da dire, ma è il linguaggio delle lacrime, il dolore sulla situazione del mondo e sulla famiglia. Come Gesù piange su Gerusalemme. Perché Gesù piange su Gerusalemme? Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto se tu fossi venuto, ma ormai è troppo tardi. La Madonna piange sulla famiglia e sul mondo intero, perché sta precipitando in questo caos. La gente si perde se non segue il mondo, il luogo di Dio. Bene, faccio la mia conclusione ultima. Questa è la storia dell'apparizione. Quindi si va verso uno scontro escatologico, si va verso un abbandono della fede, si va verso un rinnegamento anche della fede, apostasia, si va verso un combattimento e la Madonna chiama a raccolta, chiama coloro, o meglio, chiama nella Chiesa coloro che attraverso questi dettami sono chiamati a vivere il trapasso, cioè verso questa venuta del Signore, il comandamento nuovo, vivere la realtà della venuta del Signore insieme con lei e anche affrettarla. Nella situazione attuale la accelerazione verso il male è impressionante. Noi non ci rendiamo conto, ma a tutti i livelli l'accelerazione verso il male è impressionante, soprattutto causato dal fatto che il male si chiama bene e il bene si chiama male. Questa è un'inversione strepitosa di tendenze, dovuto al maligno, non lo so, tutta Satana, non lo so. Ai miei tempi, o meglio, ai tempi dei miei nonni, il male si chiamava male e il bene si chiamava bene. Questo non vuol dire che uno agisse bene, ma il male è questo, il bene è questo. Almeno nella nostra civiltà, nella nostra Italia. Mio nonno, faccio l'esempio, era un anticlericale, romagnolo. Un romagnolo ce l'aveva coi preti, non con Dio, ce l'aveva coi preti. Meno male che è morto prima che io mi sia... si è fatto prete, perché non so, sarebbe morto forse alla notizia che suo nipote accedeva a questa classe e lui si aveva colpiti. Va bene, questo anticlericale mangiapreti romagnolo, se gli avessi detto: nonno, mettiamo all'epoca, sai che un domani un uomo sposerà un uomo, una donna sposerà una donna, mi avrebbe detto: ma sei diventato, ma telefonini, internet e company hanno accelerato questo processo, perché voi non ci state più dietro, non c'è nulla da fare, il processo è avviato e terminerà, ma non riuscite a fermarlo. Ci parlavo l'altro giorno con un professore delle scuole medie, non mi ricordo, superiori, ha detto: io ho in classe dei ragazzi che sono degli zombie, alla mattina mi dormono e buttano sulla testa e sul banco e dormono. Poi ha fatto un po' un'indagine e dice: ma cosa fate? Perché dormite? Quando vanno a dormire la sera, ma ragazzini 13, 14, 15 anni, tutta la notte stanno in mano con quel bagaglio, no, magari mica vanno a vedere robe, anche robe che non devono vedere, ma giocano con i compagni, giocano, non so, so che giochi siano, ma sono fino allo sfinimento, fino alle 3 o alle 4 del mattino, e il genitore non se ne accorge, perché il genitore sta dormendo, perché non fa chiasso, non fa rumore. Bene, la via del male in questi canali invasivi sono spaventosi. Quindi è un processo inarrestabile. Adesso vi leggo, spero di avere la fotocopia, quello che dice la Madonna alla Saletta, a proposito degli, quando parla degli apostoli degli ultimi tempi. Alla Salette la Madonna c'è un messaggio segreto, non la faccio troppo lunga, se no vi stanco, ma c'è una parte centrale segreta che è stata editata, l'hanno trovata poco, 100 anni dopo, in cui la Madonna dice, parlando degli apostoli degli ultimi tempi, dice queste cose. Questo la sa poca gente, questo, ma è stato pubblicato il messaggio di La Salette, la parte centrale, parla degli apostoli degli ultimi tempi e dice,
rivolgo un pressante appello. Faccio appello ai veri discepoli di Dio che vive e regna. Faccio appello agli imitatori di Cristo fatto uomo, all'unico vero salvatore degli uomini. Faccio appello ai miei figli, ai veri devoti, a coloro che mi si sono donati, così che io possa condurli al mio figlio. Faccio appello a coloro che io porto. Guardate che sta parlando di voi, eh? E ha detto, vai al canale d'Atman, che siamo qua. A Kokuma. Vai a Corcumano e di questo faccio appello a coloro che io porto come se fossero le mie braccia, coloro che porto come se noi fossimo le sue braccia, coloro che hanno vissuto nel mio spirito. Faccio appello agli apostoli di questi ultimi tempi, fedeli discepoli di Gesù Cristo, che vivono nel disprezzo del mondo, nella povertà e nell'umiltà, in unione con Dio, in sofferenza e soprattutto sconosciuti al mondo. Questo è bello. Siamo degli zero e tali vogliamo rimanere. È ora per loro di emergere e di venire a illuminare la terra. Andate, mostrate di essere miei figli. Io sono con voi, perché la vostra fede sia luce che illumina in questi tempi cattivi. Possa il vostro zelo, attenzione a queste parole, possa il vostro zelo rendervi famelici della gloria di Gesù Cristo. Combattete, figli della luce, voi i pochi che vedete, giacché il tempo della fine è vicino. 1846. Combattete, dice, possa il vostro zelo rendervi famelici. Avete fame della gloria di Dio? O di salsicce e di salame? Di cosa avete fame? Della gloria di Gesù Cristo. Combattete, figli della luce. Bene, allora vi dico questo. Non c'è più tempo adesso di fare le conferenze o di fare dei discorsi, perché la velocità della corruzione è spaventosa. Non la fermiamo più. O meglio, la fermiamo con la vittoria di Maria, alla quale noi partecipiamo con la nostra piccolezza. L'orgoglio di Satana si vince con l'umiltà di Maria. Per cui state nascosti, state buoni, non fatevi vedere, non fatevi sentire, siate umili, piccoli, più possibile, e non intervenite, non fate confusione, perché il demonio appena intervenite vi vede e vi viene a cercare, e se vi viene a cercare poi dopo fa confusione, vi dà fastidio, eccetera. La Madonna vince con il suo esercito di questi appunto umili figli, eccetera, a mio parere in un colpo solo. Questa è la mia, non sono il Monfort, ma vi dico la mia serafiniana, poi sbaglierò. Cioè, quando proprio sembrerà che questo processo di corruzione sia arrivato ai vertici, all'impossibilità di vivere una vita morale, vera, come Dio comanda, Padre, Figlio e Spirito Santo, i 10 comandamenti, eccetera, dice, ma qui siamo proprio alla fine. Forse anche la Chiesa, mettiamola pure in mezzo con tutto quello che è successo ultimamente, proprio in quel momento, tac, in un colpo solo, fine dell'impero di Satana. Attraverso che cosa? L'umiltà dei piccoli. Ha guardato l'umiltà della sua serva, cioè voi, che la Madonna chiama le mie braccia, attraverso due cose: la riparazione dei peccati, l'offerta delle piccole sofferenze e la preghiera. Rosario, diciamo, dico il rosario, ma io, essendo monaco, ci butto dentro anche tutto il resto della preghiera. Va bene, allora, voi accettate questo o no? Sì. Sì, piuttosto timido. Avete fame della gloria di Dio? Sì. Okay.
Oh, nella gloria di Dio, chi comanda è Cristo, Re, non c'è dubbio, Signore dell'universo. Ma la battaglia dobbiamo combatterla noi. È un combattimento che facciamo fino alla fine, e come strumento noi abbiamo la penitenza, la preghiera. E vi leggo un pensiero di Divo Bersotti, poi ci prepariamo alla messa. Il grande Divo Bersotti, sulla penitenza. Se noi cercassimo la nostra perfezione nella santità, ancora non saremmo liberati dal nostro egoismo. Saremmo in fondo dei poveri uomini ancora imperfetti. Volere la santità in fondo è un'imperfezione, perché è un volere noi stessi, cioè una nostra perfezione. La perfezione non è altro che l'amore, e l'amore implica una dimenticanza di noi stessi. Allora, per salvare e per combattere questo, secondo me ci siamo, non pensate, Serafino dice questo, il padre Serafino chissà fra quanti anni, no, chissà fra quanti mesi, questa accelerazione e questa battaglia, questa vittoria scatologica posta nelle mani della Vergine Maria, accelerà attraverso la preghiera e la riparazione dei peccati. Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare e dobbiamo fare, la salvezza delle nostre anime, delle anime di coloro che ci sono affidati.